Davanti a più di 300 persone, tra ordinati, politici della provincia e della regione Marche, Federico Scaramucci ha presentato la sua candidatura a sindaco di Urbino, sostenuto da una coalizione che vede tutto il centro-sinistra unito per la città che verrà. La nostra è una coalizione progressista e civica di centrosinistra che ha deciso nelle forze politiche che la compongono di lasciare da parte gli interessi di parte, appunto, e invece pensare all'interesse di Urbino. Un progetto per la città che sia di medio-lungo periodo. Noi non ci interessa il terzo mandato per 5 anni, ci interessa costruire una prospettiva per i prossimi 10 o 20 anni, per quando poi addirittura magari un domani non ci saremo neanche noi a governare, però abbia creato le condizioni di sviluppo per questa città. Questo credo che sia la caratteristica principale, cioè un progetto a medio-lungo termine. Lavoreremo su il rapporto anche con la città, faremo un tour nei prossimi giorni dove toccheremo tutte le frazioni, tutti i luoghi di lavoro, i luoghi della socialità, le associazioni, le imprese, i lavoratori, i cittadini. Andremo a parlare con tutti perché vogliamo raccontare il nostro progetto e vogliamo anche sentire quelle che sono le idee delle persone per poter completare il nostro programma. Sanità. I servizi del territorio, noi dobbiamo tutelare il nostro ospedale, dobbiamo chiedere che venga difeso, dobbiamo chiedere che venga appunto che le eccellenze che ha, i servizi che ci sono non vengano smantellati. In questi anni, diciamoci la verità, non c'è una percezione di una sanità migliore per l'entroterra e soprattutto ad Urbino. La formazione, Urbino deve dialogare la città con l'università in maniera costante, tutti i giorni, per pianificare insieme delle prospettive di sviluppo, per creare opportunità di lavoro, occupazione, per far sì che sia arrestato anche il declino con questo calo degli abitanti, il calo delle imprese. Questo è preoccupante, noi dobbiamo assolutamente impegnarci per impedire questo. E ovviamente il turismo, un settore che conosco benissimo, avendoci lavorato per tanti anni, lavorandoci ancora tuttora, ci sono delle grandissime opportunità, dei treni che non possiamo perdere. Aver perso quello della capitale italiana della cultura insieme a Pesaro è stato davvero un dramma perché qualcuno ha scelto di non partecipare. Invece noi dobbiamo concorrere a tutte le competizioni, dare la possibilità alla città di avere delle opportunità. Quindi abbiamo tantissime idee, le vogliamo condividere con le persone, con le tante persone che appunto ci sono anche qua stasera e anche siamo aperti anche se qualcuno vuole partecipare in questo progetto, noi saremo aperti a persone, associazioni, movimenti, a chiunque voglia dare una mano. Noi ci siamo motivati a partecipare a questa coalizione di centrosinistra quando abbiamo preso coscienza, piena coscienza della situazione di degrado e di declino che Urbino e il territorio sta attraversando. Ancora più grave se si pensa che Urbino ha una responsabilità sulle sue spalle che è quella diciamo così, di costituire un punto di riferimento per i comuni dell'entroterra che hanno appunto in Urbino il luogo da cui attingere dei servizi essenziali alla vita del territorio. Anche gli studenti, ma soprattutto i giovani urbinati scenderanno in campo per questa tornata elettorale. Nel corso di questi 10 anni il territorio ha subito uno spopolamento incredibile e quelle che sono le opportunità per le giovani generazioni come le mie sono venute meno in una qualche misura. La forza di questa coalizione sarà proprio quella di rimettere i giovani al centro, siano essi studenti o siano essi cittadini, e garantire loro opportunità occupazionali e l'opportunità fondamentale di rimanere nel territorio per fare la differenza nel territorio.